Ed eccoci al Wavelet Show con Daniele Ronda. Daniele, è un piacere aver già chiacchierato con te e ritrovarmi con te quest'oggi, perché sei una persona molto bella. Ti ringrazio. Molto bella, molto solare, molto luminosa. È un piacere, ribenvenuti, perché insomma ci siamo già sentiti prima dell'evento del 26. È un piacere ritrovarti. Anche per me. Ho chiacchierato con la tua mamma di te. Anche con il tuo papà mi hanno raccontato cose interessantissime mentre tu non c'eri, perché altrimenti sembrava un po' una cosa, sai, ogni scardafone, bella mamma soia. So che tu a 3 anni già avevi chiarissime le idee su quello che sarebbe stato il tuo futuro. Com'è la vita di un bambino che già visionario vede la sua vita e dice: percorro questo sentiero? Per te è stato naturale come l'acqua che scorre verso la sua foce naturale? Da un lato è una cosa molto positiva, molto bella, perché è qualcosa di naturale. Tutto quello che è naturale, tutto quello che nasce anche dall'istinto è qualcosa di... è una strada come se fosse, non ti dico tracciata, ma una strada che inizi a percorrere con una certa sicurezza. Dall'altro è come se tu non facessi una scelta, nel senso che a volte mi dicono: quando è che hai deciso di... quando è che hai scelto di... In realtà, se dovessi dirti il momento in cui ho detto: ok, voglio fare questo mestiere, voglio lavorare per questo, non c'è un momento in cui l'ho scelto. Non c'è un momento. Io mi ero chiesta, mentre ti facevo la prima domanda, una persona che è particolarmente dotata in qualcosa, che ha ricevuto proprio un dono divino, come l'ha definito la tua mamma, è vero, è libera di scegliere fino a un certo punto, perché in qualche modo la vita sceglie per te. Ma quello che fai lo fai per uno scopo nobile, ed è sostanzialmente dare al mondo il tuo talento. Guarda, io ti assicuro che ha dei lati meravigliosi fare questo mestiere, e soprattutto la mattina alzarsi e sapere che farai qualcosa che ami, più che ami, che è la tua vita, è qualcosa che non ha prezzo impagabile. Però ti posso assicurare che ci sono anche dei momenti molto duri, di grande sacrificio, sia quando inizi, ma sempre, qualsiasi livello tu raggiunga. Io ho avuto anche la fortuna di conoscere altre persone, insomma, che fanno questo mestiere. Ti assicuro che anche se i numeri sono grandi, sono sempre momenti molto difficili. Questo è estremamente interessante, perché chi ci vede magari è portato a pensare da fuori che sia tutto lustrini, paillette, le luci, i riflettori, tutta gioia. In realtà tu mi stai dicendo che dietro le quinte, nella vita di un artista, ci sono dei momenti in cui devi un po' fare un reset per capire se sei... Ci sono delle gioie immense, ma ci sono poi anche dei momenti... Tu fai conto che quando tu fai questo mestiere è un po' come se ripartissi tutte le volte, quindi è una sfida, certo, nuova tutte le volte. Certo. Tutte le volte che esce una canzone nuova, tutte le volte che sali sul palco, tutte le volte che fai un disco. E quindi è naturale che ci siano delle insicurezze, delle indecisioni, delle incertezze. E ci combatti, fra virgolette, no? Tutte le volte. Però quello che ripaga tutto questo è la musica, è quello per cui lo fai, no? È quello per cui delle mattine ti entri in studio, per cui tutti i giorni sali sul palco, tutti i giorni ti approcci alle persone, e poi le persone, loro ti danno... L'amore delle persone. Loro ti danno... Il fatto che riconoscano il valore di quello che tu stai dando e ti ringrazino perché in qualche modo hai cambiato le loro vite, o anche senza, diciamo, dire grandi cose, semplicemente hai regalato loro dei momenti speciali nella memoria di un essere umano. Molti eventi sono legati a canzoni. Guarda, non devi dire, io non c'è un momento... Chi meglio di te può saperlo? Sai quando dicono che io sono un grande appassionato di cinema, e io come se avessi sempre una colonna sonora sotto. Non è detto che sia una canzone mia, nel senso, a volte me la creo io la colonna sonora, come se avessi, se tutti i momenti della mia vita avessero come se fosse una colonna sonora sotto, quindi una canzone. Allora, in questo momento della tua vita, Daniele, la colonna sonora che tu metteresti, per esempio, la colonna sonora che tu metteresti sotto questo video, che cosa sarebbe? Può essere una tua canzone, può essere anche una canzone scritta da altri, ma che per te ha un significato così speciale e vuoi farne dono a chi ci sta ascoltando. Vabbè, guarda, sarebbe in questo momento esatto sarebbe una sorta di rapsodia con alti, bassi, dinamiche fortissime. Quindi spesso mi capita questo, veramente. Meraviglia. E poi ci metterei, comunque, in questo momento bisogna anche... Certo, avere un po' i piedi per terra e dire: noi stiamo lavorando a un progetto bellissimo. Sì. E il tuo progetto bellissimo io so che è in sinergia con un mio
carissimo amico, sì, che è già stato ospite del talk show, che si chiama Luigi Santapaga, che ha avuto in cuore di fondare questa iniziativa che si chiama Formamentis è il nome della sua bellissima scuola di formazione d'eccellenza, Innovation Award. Cioè, è nato un connubio tra di voi, vi siete incontrati, tu hai scritto una canzone per la prossima edizione, i cui fondi poi verranno devoluti interamente ad Amatrice. Raccontami cos'è successo, com'è successo. È un incontro... speciale, sicuramente. Sì, è un incontro semi-casuale, perché... sì, voluto comunque. Luigi l'ha voluto, io quando mi è stato proposto l'ho voluto, quindi assolutamente quando si fa un lavoro con tanta determinazione, con tanta passione... le porte si aprono. Poi il destino... ti aiuta, cerchi anche un po' di guidarlo, certo, di ammaestrarlo, certo. E quindi abbiamo iniziato questo lavoro. Io ho scritto questa canzone che si chiama Tremo, si intitola Tremo, tra l'altro è su tutti i digital store, piattaforme iniziali, scaricatela, perché il ricavato, come dicevi, andrà per la ricostruzione di Amatrice, completamente devoluto ad Amatrice. E ho voluto, sai, quando affronti una cosa come un terremoto, come un disastro di questo tipo, sono tante le facce da, i punti di vista da cui puoi guardarlo, no? Quindi sono tante le facce che vedi. Però io, come abbastanza mia consuetudine, ho voluto mettere uno sguardo anche che guardasse a un futuro, concreto, proprio alla ricostruzione, concreto, no? Questo qual è, certo, lo scopo? È anche aiutare a ricostruire, quindi, certo, deve esserci questa ricostruzione. Il fatto poi che il progetto del Formamentis Innovation Award riguardasse dei ragazzi, riguardasse dei giovani, riguardasse la ricostruzione, tenendo presente delle grandi e delle potenti radici di questa terra, io credo che dovesse essere così. Doveva essere proprio questo. Dovesse tener conto delle tradizioni, ma guardare molto anche al futuro. Come stanno andando le vendite sui digital store? Abbiamo avuto delle grandi soddisfazioni, okay, perché non abbiamo grandi case discografiche, eppure la gente ha permesso che il pezzo entrasse in classifica, quindi insomma è qualcosa di molto sentito, molto vivo. Wow. Questa cosa è l'audience che si è fatta sentire, più che, diciamo così, il sistema. È bravissima, è quando si muove proprio il le cuore persone della si gente. Muovono. Sì, c'è anche un punto del pezzo che racconta di questo moto costante, appunto, del cuore delle persone, della gente, e vedi che a volte si superano tutte le barriere dell'industria, del commercio, delle regole, si superano anche scavalchi anche le regole, capito? Tutto, quindi cioè questo è meraviglioso. Sai cosa mi fa pensare? Mi fa pensare all'acqua di un fiume che va verso la sua foce. Sai una cosa? A me piace tanto parlare per metafore, perché le metafore fanno così, no? Scavalcano un po' quelle che sono le differenze, gli schemi, i pregiudizi delle persone, arrivano proprio in profondità, toccano il cuore. E se tu dovessi paragonare te stesso e la tua vita a una forma, a un modo in cui l'acqua si esprime, che tipo di acqua saresti, Daniele? Io ho sempre avuto, come ti dicevo prima, una parte di me che era questa della musica, no? Adesso hai detto che questo corso, un corso d'acqua, non si muove, puoi scavalcando gli ostacoli, delle barriere, puoi metterli, va, però semplicemente. Però se c'è anche solo un piccolo passaggio, qualcosa di microscopico, è capace di entrarci e di oltrepassare, quindi, no? La barriera. Certo. Ecco, questa cosa qua per me è un piccolo cambiamento, piccolissimo. Basta uno spiraglio proprio. Sì. Ecco, bisogna essere in grado di... l'acqua è qualcosa che quello spiraglio lo va a cercare naturalmente, no? Certo. La natura ha orrore del vuoto, per cui si insinua ovunque, dove c'è uno spiraglio va. E questo ci insegna tanto anche per avere l'atteggiamento giusto con cui vivere le circostanze che ci capitano nella vita. La vita non è semplice, è meravigliosa. E questo è un altro paio di maniche, vuol dire che nella sua meravigliosità sta a noi trovare la strada per far tesoro di quello che ci accade e farlo lavorare a nostro favore. Quello spiraglio lì bisogna cercarlo. Dani, mi ha fatto un piacere incredibile incontrarti. Hai un cuore grandissimo, mi viene voglia di abbracciarti, poi ci abbracciamo. Assolutamente sì. Per quanto riguarda noi, il saluto da parte mia è, insomma, vabbè, ci vediamo alla prossima puntata. Daniele Ronda, ciao, cercatelo, a prestissimo. Dai tutti i tuoi siti, ma tanto, basta googolarti. Bravissima. Il mondo ti conosce. Facebook, Instagram, YouTube, ovunque, qualsiasi cosa. Daniele Ronda. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.